Questi sono Ika e Nano e da un'idea del bambino in questo video vi porteremo con noi per 24 ore per farvi vedere tutto quello che mangiano e come mi organizzo col meal prep durante il weekend. Se sei nuovo sul canale, benvenuto. Se eri già parte del branco, bentornato. Se non sei ancora iscritto, iscriviti! Iniziamo! Maledizione. Poi ci mancano i colli di tacchino. Top, questi che sono anche lunghetti. Nico, vai dentro. Non ci sono i colli di pollo, quindi per Nanook dobbiamo cercare qualcos'altro. Allora, abbiamo ordinato i colli di pollo per Nano. Intanto aggiungiamo un altro, tanto queste sono piccoline, quindi riesce nel suo disagio comunque a mangiarle. In cassa, bambino. Quanto abbiamo speso, Fla? 7,67. Qua di qua. E andiamo a riprendere Ike e Nano, che abbiamo sgangiato un attimo dalla nonna per non lasciarli in macchina. Lo sapevo che c'era un muso. Due musi. Che cavolo siete andati? Siamo andati a prendere la roba per te. Raga, dai, avete comprato i miei colli di pollo? Bambi, oh, qualcuno. Avete comprato i miei colli di pollo? Devo fare un massacro. Li hai trovati i colli di pollo, mamma? No, non li ho trovati i colli di pollo, però te li ho ordinati per mercoledì. E io che cavolo mangio fino a mercoledì? Ti ho trovato dei colli di tacchino. Ma non li so mangiare. No, ti ho trovato quelli tipo super mega sottili. Ah, c'era scritto per cani disagiati. Ma andiamo, chiappe cani che andiamo a casa. Ho preso tre placchette di tacchino, colli di tacchino, che loro mangiano, si chiamano all'interno della dieta barf, si chiamano ossa polpose. Praticamente fate conto che va più o meno, sono 700 grammi a placchetta, in ogni placchetta ci sono 4 colli, quindi più o meno siamo sui 170 grammi a collo, che è la quota di ossa polpose che loro hanno nella dieta al giorno, quindi praticamente va un collo al giorno. Io di solito li compro freschi, poi li metto in congelatore e li metto separati, perché altrimenti se si incollano tutti dopo devi lanciare praticamente per terra le placchette tutte le sere, e confesso che lo faccio spesso, ma quando ho tempo mi preparo in anticipo. Cosa vuoi? Cosa vuoi? No. Una volta messi così, che non si appiccicano, li caccio in freezer. Di solito li lascio 3-4 giorni prima di darglieli, poi chiaramente li tiro fuori la sera insieme a tutto il resto. E poi io me li mangio. Il disagio di Nanook è che praticamente quando li trovo troppo ciccioni e li devo tagliare a pezzettini piccoli per la questione del peso, e lui delle volte se li incastra in gola perché è un po' disagiato. Così lui ce la fa. Questi qua io credo che... fammi un attimo assaggiare uno, se per caso tipo così sono capace. Io sicuramente sono capace, se vuoi potrei provare anche adesso subito. Adesso li andiamo a mettere in congelatore senza fare del casino, ok? Altra unica cosa che mi preparo in anticipo sono le verdure cotte, in realtà sono i broccoli perché è l'unica verdura cotta che gli do, a parte vabbè le carote, quando gli faccio zuppa di carote sono male alla pancia. Trovi sul mio profilo, adesso te lo linko
da qualche parte qua, o se no te lo lascio in descrizione. È praticamente questo studio, questo metodo che è stato studiato per il quale praticamente i broccoli, prima di essere dati, non vanno dati a cimetti o a pezzettini eccetera eccetera, ma vanno tagliati ad una misura di circa 2 mm. Questo perché praticamente libera il sulforafano, sulforafano che noi di solito, noi umani, con la masticazione, che è diversa la nostra masticazione dalla loro, produciamo con appunto la masticazione, invece il cane non riesce a tirare fuori tutta la sostanza nutritiva che c'è nel broccolo. Comunque nel video che ti lascio trovi tutto. Mo prepariamo i broccoli. Io di solito per loro ne preparo metà e l'altra metà la tengo per me. Ho già delle scatoline che tengo in frigo per la settimana e basta. Poi gli do un cucchiaio, due cucchiai. Di solito per la loro taglia è un alberello e mezzo, due al giorno più o meno. Però non lo do troppo spesso, anche perché comunque un pochino di gonfiore lo dai, e poi comunque mi piace avere in ciotola un po' di varietà. Anche il gambo è buono, eh? Un pochino di ghiaccio, essendo io un cane artico. Ci ho messo il caffè, Nanook. Vabbè, non lo diciamo a nessuno, me lo lascio un pezzettino di ghiaccio dopo. Va bene. Allora, visto che facciamo le 24 ore insieme con la loro papà, stasera prepariamo la ciotola. Allora, stasera loro hanno dei merluzzetti, direi. Poi vabbè, i broccoli che abbiamo preparato prima, dei frutti rossi e delle uova. Queste ce le ha portate fresche la nonna Isa. Iniziamo. Sei pronta a mangiare la pappa? Io sempre pronto per la pappa. Anche il guscio, che è una fonte di calcio, voi fate come credete.
scatolina di nano, mettiamo le medicine, perché devi prendere le medicine. Soffre di attacchi epilettici, ahimè. Abbiamo gli orari della cena anche per quello, perché lui ogni 12 ore deve prendere le pastiglie. Allora, questa chiaramente stasera gli dà da mangiare Nico. Questa è della Ichetta. Nano, Ichetta. No, di Nano. Cinque. Va lasciata linda e pulita. Aspetto che mia sorella mi dia anche il via per andare a mangiare il suo guscio. Di solito c'è proprio un rituale per il guscio. Salute. Comunque questo non è un ristorante stellato. A MasterChef dicono che tutto quello che si mette nel piatto va consumato e deve essere edibile. Ve lo dite voi, il guscio dell'uovo a me mi fa schifo. Nanook sta pazientemente attendendo il momento X. Buono? Pulito tutto? Sì, molto buono, grazie. Tutto pulito. Ti sei mangiato anche il gelato, puoi dirlo alla telecamera? Sì. 10 secondi, ecco. Dunque? Allora, io credo che... Qualcuno ti ha invitato. Mi avete cacciato prima, mi avete cacciato l'aschi, e adesso io non vengo a letto con voi. Abini, me la sono tirata sufficientemente per qualche secondo, ora posso venire a schiacciarvi col mio peso da Ciccio Sbombaschi. Vieni Ciccio Sbombaschi. Ma dove sto? Dove posso passare? Vieni amore, hop. Ma c'è mia sorella! Uffa, che palle, non è scossa. Devo venire vicino alla mamma e anche al bambino. Ciao bambino, ti amo. Ti do bacini, mamma. Dormiamo, Fla. Ci vediamo domattina? Sì. Saluta. Ciao, buonanotte. In mezza. Ciao, lupo. Dovete mangiare tutti. Oh, signore. Bambino, sei pronto? Andiamo a dare da mangiare i lupi. Sì, sì, wow, wow, andiamo, dai, andiamo, sì, ciao. Il movimento. Sottofondo è il casino che fai cari a tutti di santissimi giorni. Guarda che hai partito la lavastoviglie. Aspetta. No, carina. Mannaggia. Oh, signore. Fermati. È tutta colpa tua. Stai calmo. Oddio. Oddio. La fame del mattino. La fame del mattino, perché ieri sera siamo tornati e dovevamo ancora fare il letto, cambiare il letto. Fluffy, il bambino che ora sta riprendendo, grazie Fluffy, era morto, praticamente ciondolava in giro per la casa, quindi ha fatto il letto. Oh! Tagliata? No, mi ha sguillato.
Kiwi contro kiwi. Allora, cacchiriti. Allora, teachi. Kiwi, poi hanno ancora dei broccoletti e poi c'è il coniglio stamattina, macinato di coniglio. Prosciutto, hai un prosciutto, fai vedere, comprato. Colazione, è stato di tuo gradimento? Sì, sì. Andiamo a casa? Andiamo a prendere i lupi? Sgomma. Fermi. Madonna, ci sono i cani, mi stanno sui marroni. Li mangerei tutti. Brava, scrollati. Scrollo nervoso di dosso. Grazie a Dio. Porca di lupo. Sento che qua sono passati i miei cugini. È un albero che cicola, ragazzi. Sei vivo? Sì. Bene. Ti vuoi riposare un altro po'? Sì. Sono gli alberi che si muovono. Secondo me tra un po' un albero ci crolla in testa. Boh, in testa no, in teoria. Abbiamo agio, nel caso scappiamo. Siamo arrivati nel nostro punto picnic prefe. Adesso Fluffy si mangia la sua tigella. Nanook. Ah, io la volevo molto. Guarda la tigella. Salo snack anche per voi. Un finocchio per Nanook. Vabbè, se l'hai preso lei. Un finocchio per te. Guarda, quanto è buono. Mi scappa questo finocchio, si inficca nelle fitta. Bello fresco, dissetante. Gli abbiamo già messo l'acqua. Il bambino si sta nutrendo. Che taschi. Mi manca ancora un po' di bustierini che abbiamo fatto in casa. Lo vedete nell'altro video. Piano. Io intanto ho rubato questo perché mia sorella l'ha lasciato incustodito. Un mio sterino. Mi siedo. Mio sterino. Ah! Pure. Zampa. Brava. Piano. Hai staccato un dito prima. Oh, poi buona, questi sono per il resto del trekking. Li ho mangiati tutto. Piano. Ok, molto bene. Bene.
adesso mangerei anch'io qualcosa, Si porta a casa, non si lascia in giro. Sai dove l'hai messo il rusco? Io non produco rusco, io mangio tutto. Dai, non fai gli scherzetti, bambino, guarda come sei carino. Mia, dai, dammi un pezzo di tigellino. Che disagio. Zampa. Però se ti dà la zampa gli dai un pezzetto, eh. Dai, dammi un pezzettino. Dagliela a te, non ti fa niente. Piano. Hai visto che sei sopravvissuto? Si è addormentato. I lupi stanno facendo la siesta. Quindi io ne approfitto per salutarvi, ringraziarvi, sperare che sia stato divertente vedere queste 24 ore nella ciotola dei lupi, quindi quello che mangiano durante le 24 ore nei due pasti e anche fuori pasto, quindi snack eccetera eccetera, e più o meno come ci organizziamo. Se anche voi foste interessati ad avvicinarvi in maniera consapevole all'alimentazione naturale per il vostro cane, vi lascio qui in descrizione la nostra guida con 77 idee per iniziare ad aggiungere anche nella ciotola commerciale qualcosina di fresco che potete cucinare, reperire, semplicemente servire al vostro cane durante i pasti per, diciamo, iniziare una vera e propria transizione in un secondo momento, poi con l'aiuto di un esagerato di un veterinario nutrizionista. Io vi saluto, ho anche la batteria super mega scarica, tra l'altro qui non c'è campo, quindi fra un po' ripartiamo perché sennò i genitori di Nicola se lo danno per disperso. E grazie. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, iscrivetevi alla newsletter selvatica, acquistate il PDF 77 se vi ispira e se vi può servire, se avete bisogno di qualsiasi cosa lasciatemela nei commenti. Ci vediamo alla prossima puntata. Raga, svita. Oh, c'ho l'orto del signore. Mi passo io la rotta.